accomuna tutti, compresa anche più Europa, è che, sì, che noi siamo, credo, tutti antifascisti e siamo in prima linea, per la lotta alle mafie. E io lo dico, lo ribadisco perché, dall'altra parte non è per attaccare sempre la destra, ma ci sono candidati che sono fratelli delle mafie, quindi credo che sia fondamentale ribadire che noi siamo un'altra cosa rispetto a quello, ecco. A parte questo appello, ritengo che da dopo la pandemia, siamo arrivati a una svolta, nel senso che, la pandemia ci ha lasciato appunto delle mancanze, cioè ci ha mostrato quello che la regione, in particolare anche le province, non hanno saputo gestire, che è la sanità e, la tutela di tutte quelle persone più fragili, no? Perché, in pandemia effettivamente poi, sono state lasciate indietro. Questo, è ciò che un paese, in particolare una regione, non deve fare. Un paese civile, un paese, che mira appunto a un progresso, non può lasciare, le persone indietro, indipendentemente da chi essi siano e da quali classi sociali provengono, anche perché siamo alla fine siamo tutti uguali di fronte anche alla mancanza di salute. Un altro fattore importante, in quanto appunto anche come candidati all'Europa Verde e dell'Alleanza, in realtà, è importante appunto la lotta, alla crisi climatica, però io credo che dobbiamo essere anche, coerenti con noi stessi, nel senso che spesso e volentieri accolgo le critiche di chi mi dice sì, ok, io sono d'accordo, però, questa cosa come i trasporti non funziona, quest'altro non funziona. Ecco, allora, penso che sia necessario reinvestire veramente in quei settori in cui effettivamente possiamo cambiare il paese, che sono l'istruzione, i trasporti e la sanità. Trasporti dove, vediamo tutti i giorni comunque un servizio manchevole in tutta la regione, in tutte le linee, e la sanità, come ho detto prima, dove, in Lombardia abbiamo avuto il maggior numero purtroppo di persone mancate, ecco, appunto, per la pandemia. E, quindi essenzialmente penso che dobbiamo partire da questo, dalla legalità, dal fatto di dare più servizi. E dai giovani, perché, un paese che appunto può crescere, cresce, con i giovani che hanno delle possibilità, che hanno la possibilità di poter anche, formarsi. E questo attualmente non è possibile. Perché non è possibile? Perché, ci sono ancora tanti, contratti di tirocini, stage sottopagati che non permettono ai giovani cioè di essere autonomi, no? Questo perché, questo porta essenzialmente poi appunto a anche giornali che a volte amiamo, a volte odiamo, a dire che i giovani sono tutti bamboccioni, ma non sono tutti bamboccioni, essenzialmente non hanno le risorse per poter crescere, per poter diventare delle persone autonome e mature, indipendenti, come dovrebbe diventare il nostro paese. Detto ciò, credo che appunto, come diceva anche Paolo, siamo tutti uniti verso appunto, la giustizia climatica, la giustizia sociale e, credo che questo ci porterà sicuramente a un risultato, perché il risultato è, trovare comunque qualcuno oltre all'uno, al due che ci accompagni in questa lotta, indipendentemente da come andrà. Noi ci saremo, e lotteremo sempre comunque contro il fascismo.